capito? Il, tuli, il, killer. No, troppo il. Ce la vuole una. Sì, deciderei. Ma posso parlare il bastardito italiano? Si imbastardisca pure, si imbastardisco. Allora, il killer tuli. Cicala, non è così. Il tuli killer cicala non è così. Si sta sbagliando un'altra volta. Mi sta prendendo l'uomo pari, eh. No, perché? Perché io sono il tuli killer. Il tuli killer. Il. Ah, ho capito. Era l'unico posto dove doveva mettere l'articolo, signor Cicala. Tuli il killer. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Quanto ho vinto? Niente. Anzi, stavamo chiedendo, disposto lei a fare un bonifico per il finanziamento del film? No. Come no? Lei ha il ruolo principale. Io ho il ruolo principale? No, io ho un ruolo da costruire. Finanziario. Com'è questo ruolo? Finanziario. Ah, finanziario. Allora, Don Ferdinando, siamo qua davanti a lei per chiederle questo favore, se ci può finanziare. Mi scusi, sarei io Don Ferdinando? Lei che ruolo ha nel film? Sì, Don Ferdinando, giusto. Allora, ci dica, il titolo del film, il nome del suo ruolo... Tu e poi il killer. No, senza che... non interrompa. E poi ci dica la breve storia sinossi del film. Dunque, il titolo è Tu e il killer. Io faccio la parte di Don Ferdinando, un boss della mano. La trama? Semplice. Semplice? Non tanto semplice. Dunque, questo boss c'ha un figlio. Non è al 100% di capo maschietto, però c'è un 20% che va dalla. Ma che fa, ride? No, perché... Quasi che non è un film da ridere. Si stava... Sarà un pochino comico, però è su grottesco, È comico e grottesco? Comico e grottesco. No, perché vedevo che si stava dilungando molto durante la sinossi. No, no, stavo trovando solo le parole che ci hanno. Ci dica la sinossi breve. La sinossi breve. Usuku. Ci dico Usuku. Usuku. Non so come c'è una esperienza. Sì, allora c'è. Cioè, veramente non è che tanto. C'ha questo figlio. Stop! Allora è la storia di un killer che lavora per la mafia, viene licenziato ed è costretto a trovare un altro lavoro. Perfetto. Ce lo dica. Allora, è la storia di un killer che lavora per la mafia, però quando a un certo punto la mafia non ha più chiesto fare, io licenziavo. E allora è costretto a trovare un altro lavoro. Sì, e qua si svolge tutta la vicenda, diciamo, comico drammatica. Praticamente è la vita di quest'uomo che, essendo un affiliato della mafia, una volta licenziato è costretto a cambiare lavoro. Il film è bellissimo, lo potete andare a vedere quando sarà finito, Come si trova con il regista? Benissimo, benissimo. Però che non hanno questo benissimo, e poi devi dire, no, però, perché è un pazzo. Alla fine Allora, come si trova con il regista? Sì, benissimo, però... Però cosa? Insomma, non è che è tanto perfetto, al 100% come cervelletto. No, no, però il suo lavoro lo fa abbastanza bene. Ma speriamo che non ammazzi tutto bene, perché mi vanno dopo fuori di testa. Però, sta lavorando. Ci sei arrivato subito. È una persona intelligentissima, per carità. Però mi sembra un pochino un po' spustatempo di testa. Non voleva durante la lavorazione del film se ci passassi tutto. Cicala, se l'hai portata sempre troppo corta, aveva detto di allungarmi il blog. Va bene. Perché regista, devi dire, perché regista è pazzo. Aspetta. Hai ricominciato a capo. Prenditi un po' di pausa, no, però, però, sa come sono queste cose, perché se arrivi tu e io, non mi. E non piano ci metti in però un certo, sai, però perché è pazzo. Un'escalation, prego, motore partito al sole. Era una bella. Cicala, quali sono i suoi rapporti con il regista? Ah, buono, non lo posso lamentare. Anche se. Però
sa come, insomma, io non lo vorrei dire, però guarda, sul regista si chiede, che cosa ci dà? È molto preparato. Ma è bravo? Sì, 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 è bravissimo, però mi fa l'impressione che... È sposato? No, 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 non vuole nulla. Ah, ecco, e allora l'impressione che ne fa è? Non lo vorrei dire, però guardi, è pazzo, però non lo dica nessuno, ma è sicuramente è pazzo. Forte, non si sente. Ecco, per me questo regista è pazzo, raccomando, Arrivacciamoci, cala. Sì, perché mi sono affogato. Sì. Lavora come affogato? No, oh, come affogato, mi sono affogato. Sì, come affogato, come affogato del diavolo. E allora, questo regista è bravo. Però? Molto affidabile. È affidabile? Però, non so se lo posso dire, ma sì, di essere bravo, intelligente, preparato, a tutto lui, sicuramente questo film fa un successore, però secondo me, non lo devo dire, e beh, è pazzo, volevo leggere, se mi leggi dici, ci capo, pazzo, va bene, già ci avvicinavamo, va bene, e allora questa è la prova rossone di Don Ferdinando. Poi mi metto qualche aneddoto, tipo boss, capicciolai, guarda, sì. Una cosa di scosta. Diciamo il prototipo, è questo il prototipo. Sì, sì, va bene. Però me lo immagino, con sta camicia invece che essere così arancione sgargiante. Ma posso portare, però è sempre, non è un colore proprio rosso, io ho tipo lo stupore. Un bordeaux, vino, ah. Ecco, vino, bravo, esatto. E forse lo faccio, capicciolai, proprio rosso. Va bene, casomai la prendiamo alla fiera. Sì, dai, un casino. Un altro con la coppia di Ferri, poi in mezzo, che devo andare a testare. Sì, sì. Oh, un vero fa passare magari lo possiamo fruirlo, Vabbè, ovviamente ci diceva un talino, la poi di cattura un'altra volta. No, vabbè, chi su tutto, non sono vedo. No, 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 ma questi pezzi che sono buoni. Chi è che sono, tipo un gang, che stia in Rainier, come c'è?